La vicenda amorosa di Apollo e Dafne è la prima metamorfosi narrata nel poema di Ovidio, una metamorfosi che ha origine da una passione amorosa. A questo episodio faranno seguito numerosi casi di seduzione operata con l'inganno o con la violenza da parte di potenti divinità maschili su ninfe o donne, fino a diventare il tema centrale dei primi due libri del poema. Ecco la storia in estrema sintesi. Dafne, la bella ninfa figlia del dio Peneo, un fiume, chiede al padre di essere trasformata in pianta per sfuggire ad Apollo, che la insegue dopo essersi follemente innamorato di lei. Il padre esaudisce il suo desiderio e la trasforma nella pianta di alloro. La narrazione si articola in quattro momenti fondamentali. L'antefatto, in cui si racconta perché Apollo si innamori di Dafne, il rifiuto di Dafne che vuole preservare la propria verginità, la fuga della ninfa e l'inseguimento di Apollo, la metamorfosi di Dafne in alloro. La storia di Apollo e Dafne è propriamente un'eziologia, ovvero un racconto mitico che spiega l'origine di un rito o di un'usanza. In questo caso, le vicende del dio e della ninfa giustificano due diverse tradizioni o usanze, una greca e l'altra romana. Da una parte l'associazione tra la pianta dell'alloro, in greco Dafne, e il culto di Apollo, propria del mondo greco. Dall'altra l'usanza tipicamente romana di cingere con la corona d'alloro il capo dei generali vittoriosi che celebravano il trionfo. Allora il dio disse: «Anche se non puoi essere la mia sposa, sarai, questo è certo, il mio albero. Tu fregerai per sempre questi capelli, alloro, questa cetra, questa faretra e i generali latini, quando cori inneggeranno ai trionfi e il Campidoglio vedrà sterminate parate. Presidierai da un lato e dall'altro il portone di Augusto, montando fedele la guardia alla corona di quercia. E se è giovane sempre il mio capo nel rigoglio dei suoi capelli, porta in perpetuo anche tu il vanto delle tue foglie». Ha parlato. Con le sue fronde novelle pare l'alloro annuisca, scuotendo la cima quasi fosse una testa.